Cari amici, buongiorno. Buon mercoledì. Oggi è una giornata diversa. Stamattina sono circa le 10 di mattina. Oggi devo andare a Bologna a ritirare dei pancali per un nostro cliente di Livorno. Quindi ora intanto vado a fare gasolio perché sono quasi in riserva. Vado a fare gasolio, poi andiamo a Bologna, quindi carichiamo questi pancali, andiamo diretti a Livorno, scarichiamo i pancali, carichiamo, perché ci avremo da fare anche il ritiro nel solito posto, e poi torniamo verso Prato. Scarichiamo, veniamo qui, lasciamo il camion e andiamo a casa. L'itinerario di oggi è questo. Fa un gran caldo, ci sono 28 gradi, ma si crepa proprio oggi. E vabbè. Niente, dai. Ora andiamo a dar da bere al ragazzone qua e poi partiamo. Ci aggiorniamo dopo. Ciao, bye. Massimo 60 all'ora. Mamma mia. Speriamo che finiscano presto il nuovo tratto. E speriamo che sia più veloce di questo. Mamma mia, mamma mia. Ora meno male c'è la discesa. E poi ci buttiamo in direttissima. Ai, siamo all'altezza di Firenzuola Mugello. C'è traffico, c'è coda. No, non so perché erano segnalati dei lavori in uscita Badia. Non so se possano essere per quelli, ma sembra un po' strano. Si starà un attimo a vedere. Ora vedo che non riesco a capire se ci si deve spostare sulla sinistra oppure no. Perché ho visto un collega là davanti si è spostato in corsia di sorpasso, ma non sono segnalate restringimenti né cambi di corsia, quindi non capisco veramente perché si sia spostato. E fra l'altro non è l'unico, perché ne vedo un altro davanti che ha fatto uguale, ma ora si sta rispostando a destra. Ora comunque stiamo riprendendo, c'è stato però proprio un forte rallentamento, ora stiamo riprendendo a viaggiare. No. Bah, i misteri della vita sulle autostrade italiane. Vabbè, l'importante è che si sia sbloccata presto la situazione, dai. Tutto a posto. Qui fra l'altro in queste gallerie tutor attivo. Quindi vediamo di andare nei limiti. Sto sui 83-85 all'ora massimo. E niente, dai.
speriamo che vada tutto liscio. Amici, ecco come mai c'era stato quel rallentamento. Evidentemente questo trasporto eccezionale era entrato in autostrada lì a Firenzuola e quindi aveva causato un po' di rallentamento. Ora noi lo sfiliamo molto tranquillamente e via, dai, continuiamo il nostro viaggettino. Ci aggiorniamo dopo, ciao, bye. Amici, allora, qui ora ci stanno dicendo che c'è un incidente in A14 per ancora da Bologna Fiera, ma noi per andare dove dobbiamo andare, tanto dobbiamo prendere la tangenziale di Bologna, quindi non la A14, ma la parallela, diciamo, ora tanto lo vedrete. Svincoliamo adesso, abbiamo passato ora al Cantagallo e niente, chiaramente questo davanti ormai non lo supero, tanto tra un chilometro nemmeno devo svincolare, sì, che... e nulla, comunque sta andando tutto bene e... i trasporti eccezionali alla fine erano due, uno davanti all'altro. Prima era per quello che c'era stato un attimo di rallentamento a Firenzuola, perché probabilmente avevano preso l'autostrada proprio lì e chiaramente entrando molto piano c'era stato il rallentamento di tutti, chiaramente per appunto favorire il loro ingresso in A1 e niente, dai, sta andando tutto bene e spero di fare presto più che altro lì a caricare e in modo tale che vediamo di arrivare per un orario decente giù a Livorno poi e niente, dai, speriamo sempre per il meglio, ci aggiorniamo dopo, ciao, bye. Allora amici, qui c'è un po' di traffico, noi dovremmo uscire qua, guardate che fumone nero c'è laggiù, qui siamo proprio in coda, deve essere successo qualcosa di grosso, un incendio da qualche parte o probabilmente in autostrada, non lo so, però c'è un gran fumone nero, ora appena passiamo proprio il cartello lo vedrete, eccolo là, noi dobbiamo uscire proprio qua. Uscita 4 e... ma speriamo bene, praticamente dobbiamo passare accanto all'aeroporto e nulla, cerchiamo un attimo di capire cosa è successo, ma tanto lì c'è sicuramente un incendio, però va capito dov'è.
dov'è questo incendio, ma penso che sia sulla tangenziale, perché comunque vedo che la coda appunto è da questa parte qua, quindi non so. No, io ora esco qui. Porca miseria, ragazzi, sempre brutto vedere queste cose. Meno male che non ci devo passare proprio accanto, perché insomma non sono dei bellissimi spettacoli, ovviamente. Qui ora sono, ci sono anche degli operai che probabilmente sono a tagliare l'erba. Devo abbassare un po' questa. Ok, salve, buongiorno. Sì, lo so che sono buffo con una GoPro schiaffata sulla fronte, ma vabbè. Ok. No, siamo quasi arrivati, Questo viaggetto, questa zona l'avevo già coperta, ma di notte. Non ero mai venuto qua su di giorno. Cioè, in questo, proprio a Bologna, diciamo. Di giorno. E niente, dai. Insomma, io spero che qualunque cosa sia successa per quell'incendio, spero solo che non ci siano feriti o addirittura vittime. Speriamo, dai, speriamo. Ma buono, ragazzi, dai. Qui mi sa che c'è un collega che ha sbagliato e sta cercando di fare inversione. Così a occhio, o non lo so cosa, perché vedo che c'è un camion che sta facendo manovra. Ok, sento anche delle sirene che non so da dove stiano arrivando. Qui siamo fermi, quindi... Ah, eccoli qua. È la municipale. E allora ho paura che quell'incendio sia in questa zona qua. Staremo un attimino a vedere cosa fa lui. Lui ha deciso di tornare indietro. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo. Ora ovviamente la GoPro la spengo. Ah, dovremmo fare inversione anche noi. Perfetto. Ottimo. Ci aggiorniamo. Ciao, bye. Ciao amici, allora siamo arrivati, abbiamo dovuto fare tutto un altro giro per arrivare qua, perché chiaramente c'era la strada chiusa, però tutto a posto, dai. E va bene, ora carico questi Epal e poi torniamo giù e andiamo a Livorno. Ci aggiorniamo dopo. Ciao, bye.